lei è... Io sono Gian Augusto Bongiovanni, sono un delegato privato al Teatro dell'Opera di Roma, sono anche coordinatore nazionale per il personale privato dell'ESL CGIL. Allora, vorrei farle delle domande sul decreto Bondi, sulla risposta da parte appunto dei ballerini a questo decreto. In particolare la questione dell'età pensionabile a 45 anni. Noi da diversi anni che stiamo ponendo il problema dell'età pensionabile, perché da quando è fatta la riforma di INAIL abbiamo sempre detto che rispetto alle specificità di questa categoria, di questo tipo di lavoratore, 52 anni era troppo alto, assolutamente. Abbiamo fatto anche collaborato anche a delle proposte di legge che appunto cercavano di risolvere il problema, e adesso è arrivata questa, come dire, per decreto senza nessun confronto di merito, hanno riportato in qualche modo l'età 45 anni come era prima, però c'è un problema che è molto serio. Il problema è che di fatto questa professione, con questa modalità previste dal decreto, non viene più data a questa categoria di farsi una pensione, nel senso letterale della parola. E qual è il problema? Che è domanda di pensione, però con il sistema vigente non hai la possibilità di costruire una pensione, perché se un sistema contributivo non maturi più un minimo decente, arriva dei minimi che sono al di sotto della pensione sociale. Allora la domanda è capire, bisogna intervenire, come intervenire per trovare una soluzione, perché credo che comunque il lavoro fatto dai ballerini sia comunque una professione, tra virgolette, altamente specializzata, cioè devi cominciare a studiare a 7, 8, 9 anni, e in modo anche, sappiamo, per arrivare a livelli professionali di questo, per poter andare in palcoscenico, fare il repertorio e quant'altro, occorre comunque un'attività quotidiana difficile fino a quando sei bambino, quindi è una specializzazione per i giovani, che può fare chiunque, tra virgolette, se non ha uno studio e una predisposizione adatta. Quindi vada riconosciuto quello che è sempre riconosciuto e che è riconosciuto anche in tante altre parti del mondo, in mezzo all'Europa, un paese come il nostro, dove il balletto è nato in Italia, è uno che ha portato la danza nel mondo, vada riconosciuta la specificità di questa professione, studiato un sistema che permetta di costruire una pensione alle persone, cioè di versare dei contributi più alti, di trovare insomma un sistema tecnico, perché oggi come oggi di fatto siamo nella situazione che la professione di ballerina viene cancellata come professione. Cosa voglio dire? Voglio dire che un genitore che sa che un figlio a 9 anni investe per insegnargli, per comprare i materiali necessari, scarpette e quant'altro, fisioterapisti, eccetera, per cercare di costruire, come dire, un bagaglio tecnico a suo figlio che possa far diventare una quella professione a un certo livello e lavorare in un teatro, si troverà poi a 45 anni a dover fare un'altra professione per cui non è preparato. Allora a questo punto l'investimento non è più un investimento professionale, ma è un'altra cosa, è un discorso amatoriale. Questa è la cosa grave. La questione dei contributi è che non vengono differenziati. C'è una piccolissima differenziazione. Quanti anni? No, invece il problema è che non c'è più il discorso di quanti anni hai versato, cioè quello che tu versi nel corso della tua vita lavorativa come ballerino ti viene poi con dei coefficienti e quant'altro poi dilazionato nel momento in cui ti viene data una pensione, e questo è il problema. Cioè, il problema è che i contributi, per quanto siano attualmente, per come è strutturato oggi, non te lo permette. Per ben che ti vada, se riesci a cominciare a lavorare presto, avere contributi continuati, cosa che soprattutto inizio carriera e anche dopo per molti è difficile, perché il lavoro a volte è discontinuo, comunque sono delle interruzioni, sappiamo come è fatta questa professione, non ti permette di avere un ammontare tale da catturare una pensione, per cui come l'ha fatto in altri paesi bisogna studiare un meccanismo che ti permetta di farlo. Questo non ci è stato permesso neanche di confrontarci su questo tema, e questo invece è molto importante, perché significa altrimenti una professione farla diventare un'attività amatoriale, un'attività dilettantistica che uno fa così a giocare a carte, ed è tutta un'altra cosa, e ovviamente anche la qualità dello spettacolo, dei risultati ne risentirà, perché sì, per qualche anno si andrà avanti, uno lo fa, però poi nessuno investe su un figlio, perché insomma sappiamo che i genitori che lo sanno cosa vuol dire, i genitori che hanno dei figli che studiano danza seriamente, cosa vuol dire.
La questione dei ballerini aggiunti del Teatro dell'Opera di Roma, che sì. punto sta? No, la questione dei ballerini aggiunti è questa, cioè il decreto introduce il rischio, diciamo, comunque, che già sentivo ieri delle interviste, mi dicevano di altri, non dei ballerini, ma anche per i coristi, anche per altri reparti, è che noi adesso siamo regolati da un contratto collettivo nazionale con delle regole rispetto agli orari, cioè che viene applicato sia al personale aggiunto che al personale stabile, nei tempi determinati che indeterminati. E con l'introduzione di tutte le varie tipologie contrattuali che il contratto nazionale già una parte recepiva, quindi lo conformava, diciamo così, al contratto nazionale, però fatta in quel modo anche quella è molto scomposta, perché introduce delle tipologie contrattuali completamente, come dire, astruse rispetto al tipo di attività che facciamo. E infatti, lavoro autonomo, progetto, tutto, perché lì c'è scritto che tutte le tipologie della legge tra l'Italia 2003 possono essere applicate per i tempi determinati. Quindi paradossalmente ci si può ritrovare che uno dice: tu mi fai lo stesso lavoro, lo stesso orario, ti do, che ne so, 400 euro in meno perché ti faccio una tipologia di contratto, che ne so, a progetto, adesso io non ho se sufficienti per capire quello che puoi fare, però lo vediamo come fanno certi call center dove ti tolgono un contratto, te ne danno un altro, fare le stesse cose che fanno bene. Non solo, ma crei anche all'interno della struttura delle differenziazioni, che non si capisce perché chi fa lo stesso lavoro ha un tipo di trattamento, ha riconosciuto un tipo di diritto, e chi invece fa il medesimo lavoro avrà riconosciuto un diverso trattamento, cioè si creano delle forme, come dire, di discriminazione che sono inaccettabili in un paese civile, al di là del discorso sindacale proprio. Quanto incidono, e così concludo, gli aggiunti, non solo i ballerini, come appunto mi ha appena informato lei, i coristi e quant'altro, nella riuscita dell'opera e della struttura? Allora, dipende da tutta una serie di fattori, innanzitutto che tipo di programmazione c'è, di quante persone ci sono bisogno. Molte produzioni sono fondamentali, sono una parte dello spettacolo, anche perché specialmente per il corpo di ballo, noi abbiamo un'attività abbastanza intensa, specialmente negli ultimi anni, abbiamo raggiunto dei risultati, come dire, sia a livello sia di quantità di titoli, di produzioni, anche di entrate di pubblico, di successo, che c'è sicuramente lo tiro che è fatto all'estero, qui c'è un'attività abbastanza intensa, dove l'attività degli aggiunti risulta indispensabile, perché anche avendo la pianta organica che è di 70 persone completamente piena, mette anche con persone anche giovanissime, il problema rimarrebbe comunque di riuscire a realizzare questa programmazione, perché per tipo si incascano prove e quant'altro, perché comunque degli aggiunti sono necessari. Magari non sui 12 mesi, dipende da come incassa la programmazione, sono anche scelte organizzative di programmazione questa. La cosa che mi preme dire, che spesso viene citata dagli organi di stampa, anche da politici o da chiunque si occupa di questa cosa, è che dice: il costo del personale è altissimo, copre il 70% o il 60% delle spese totali della fondazione, come se questa fosse un'anomalia, se fosse un motivo di scandalo. In realtà, come qualcuno disse, qualche persona del settore ha detto, più autorevole sicuramente di me, non è uno scandalo, è un motivo di vanto, perché va considerato che in questo tipo di lavoro, cioè chi fa lo spettacolo, cioè sia ballerino, musicista, eccetera, è allo stesso tempo il produttore e il prodotto finito. Cioè non solo un operaio che fabbrica una macchina, dove che la fabbrica un operaio, oddio che c'è operaio, è importante avere una macchina, non so se riesco a rendere l'idea, sono la macchina stessa, per cui se io tolgo 10 o 20 orchestrali o 10 o 20 ballerini, io non posso più fare quello spettacolo, devo fare un'altra cosa, non posso parlare con dei cigni e con 5 cigni, faccio un'altra cosa. Allora se io per produrre quel tipo di prodotti di spettacolo ho bisogno di una, come dire, capacità lavorativa che fissa, non posso mutarla. Se io ho 100 di sovvenzioni o ho 50, io quelle spese saranno uguali per poter produrre questo spettacolo. Quindi la percentuale, il costo, varia semplicemente perché i contributi sono molto diminuiti, non perché lavoro meno o lavoro peggio o costo troppo, perché non posso variare il costo del personale in funzione delle sovvenzioni che io ricevo, non so se riesco a rendere il concetto. È molto importante, casomai il fatto che io continuo a produrre, avendo avuto dei tagli di sovvenzioni o di entrate, di contributi, riesco a continuare a produrre più o meno con la stessa intensità, con la stessa voglia di spettacoli, e spendendo quello per il personale, significa che sono efficiente.
che lavoro bene non significa il contrario, significa che c'è maggiore efficienza del teatro, perché riesco anche con poche sovvenzioni a far produrre la macchina, esattamente il contrario. Per cui è un'osservazione che va fatta rispetto a questo tipo di specificità, che purtroppo è difficile da far capire per chi non ha chiaro.